Buongiorno a tutti. Sono Walter Saresini, non sono di Ghedi, e questo la dice lunga. Sono di Brescia, anzi sono della Valle Tronfia, quindi ancora più su, ancora meglio. Quindi sono qua a parlare, a dire quattro cose veloce, quindi ci sarà tempo di più anche per gli altri, credo. A nome del gruppo Pace del Brescia Social Forum. Io sono venuto soprattutto per ascoltare e per capire cosa fare e come fare, più che dire quello che abbiamo fatto. Quello che abbiamo fatto ve lo riassumo in pochi secondi. Qualche anno fa abbiamo cominciato a lavorare, un po' come tutti credo, o meglio, alcuni abbiamo cominciato decenni fa a lavorare sulla questione delle basi, soprattutto la base di Ghedi, visto che l'abbiamo a portata di mano. E poi, vabbè, ormai tutti sanno, ne hanno già parlato altri in questa sede, della presenza o presunta presenza di bombe nucleari in questa base. E abbiamo cominciato comunque a lavorare su questa cosa come, diciamo così, Brescia Social Forum, quindi quella cosa che teneva insieme un po' tutti. E dall'anno scorso questa cosa si è un po' rotta, come credo un po' dappertutto, e i vari gruppi, associazioni, sindacati, qualche partito che aderivano a questo cartello, diciamo, sono andati un po' ognuno per la propria strada. Il gruppo Pace Social Forum ha continuato sulla questione della base di Ghedi, ha contattato i sindaci sia di Ghedi ma anche dei paesi limitrofi, e con loro ha cercato di costruire un percorso più istituzionale che, diciamo così, politico dal punto di vista classico, partendo da due cose fondamentali, o meglio da una che ne porta in sé un'altra. La questione della presenza delle bombe nucleari nel sito di Ghedi e quindi la questione riferita alla sicurezza di questa base dal punto di vista sanitario ma anche dal punto di vista militare. Qualcuno prima, penso Tissino ne parlava prima, appunto, dei possibili, presunti o ipotetici attacchi che ovviamente una forza, tra virgolette, nemica può fare su una base dove appunto sono stoccate delle bombe nucleari. La caratteristica di Ghedi rispetto alle altre basi è che la base di Ghedi è una base italiana e non è una base americana e nemmeno una base NATO, o meglio è stata NATO per un po' di anni, poi è stata, tra virgolette, declassata base interamente italiana, e ci sono circa 1.600 soldati, circa 200 civili e 135 militari americani, che sono gli stessi di Aviano, che sono lì in pratica, sembra far niente, ma sono, guarda caso, di un battaglione che si interessa in maniera particolare degli armamenti biologici e gli armamenti atomici. I due comandi sono divisi, il comando italiano ovviamente è affidato a un colonnello italiano e il comando di questo piccolo gruppo, di questo battaglione o brigate, se non mi ricordo, non sono così esperto in questo senso, è affidato a un maggiore americano. Sono state fatte 5 ispezioni parlamentari. Da queste ispezioni parlamentari non è risultato ovviamente la presenza di ordigni nucleari, sono però presenti, perché appunto il comandante della base ha detto che non poteva rispondere a queste domande dopo aver consultato direttamente al telefono il Ministero della Difesa, sono però presenti dei bunker per la sicurezza, dei bunker sotterranei che possono contenere al massimo 400-500 militari. E non si capisce bene perché ci sono questi bunker, nel senso che il comando ovviamente non lo spiega. E a questo punto i parlamentari hanno chiesto, ed è depositata in Parlamento, una proposta di legge per togliere il segreto militare dalla base di Ghedi, ma in generale dalle basi. E quindi noi stavamo cercando di lavorare su questa cosa, sulla questione di togliere il segreto dalle basi italiane, perché Ghedi è una base italiana. Il sindaco di Ghedi, un po' per la sua professione, visto che è radiologa, un po' per la sua sensibilità, controtendenza rispetto alle amministrazioni precedenti,
ha già più di una volta richiesto alla prefettura il piano di sicurezza di evacuazione, che ovviamente la prefettura non dà, perché dice lì non ci sono le bombe atomiche, quindi non c'è il piano di sicurezza. Allo stesso tempo, due mesi fa, la sindaca di Ghedi ha inoltrato al Ministero della Difesa la richiesta per togliere appunto il segreto militare dalla base di Ghedi. Questa, diciamo così, è un po' la cronaca spicciola e veloce. La cosa invece che volevo sottolineare è che sia Ghedi, ma tutta la provincia di Brescia, ovviamente ormai penso che la conosciate bene un po' per le cose che si sono dette, io molte volte ho parlato a assemblee di questo tipo, è una delle zone dove ovviamente la presenza più che militare, la presenza delle armi è sostanziosa. Basti pensare che a Ghedi c'è anche un'altra grossa fabbrica, qui vorrevo allacciarmi agli interventi che hanno fatto gli amici e compagni di Sardi. C'è una delle fabbriche che maggiormente produce le famose bombe intelligenti, che è la SEI. Dico che devo collegarmi alla Sardegna perché oggi la SEI a Ghedi ha solo, diciamo così, gli uffici di progettazione delle bombe, mentre la produzione delle bombe in sé, quelle vere, è ovviamente in Sardegna ed è stata spostata 2 anni fa ed esattamente a Domus Novas. Questo per dire, oppure c'è l'altra grande produttrice di bombe, che non sono bombe, che sono le mine, che non è la Valsella, perché ovviamente lo sappiamo tutti, è stata chiusa, ma c'è la Misar che produce bombe navali e bombe marine e bombe anticarro. C'è un'altra piccola fabbrica che una volta era una grande fabbrica, che è di gestione, che non è a Ghedi ma negli dintorni, a Torbole Casaglia, pochi chilometri da Ghedi, che era una volta di gestione italiana, che era la Bernardelli, e la Bernardelli ha pensato bene di vendere i suoi progetti, tutto quello che aveva ad una società turca, e tra questi progetti c'è la costruzione di mine antiuomo o parti di mine antiuomo. Ovviamente a Torbole Casaglia nessuno può entrare, ci sono circa 150 operai, ufficialmente produce armi sportive, armi da caccia, ma si sa che comunque questi progetti non sono mai usciti dall'Italia ed è probabile che questa società turca stia producendo parti di mine e non ovviamente le mine intere, che l'Italia non può più produrre da ormai quasi 10 anni. Questo per dire che c'è un collegamento tra tutte queste produzioni, sia quelle belliche, diciamo così, di produzione, ma sia anche quelle, come si può dire, di stoccaggio. Sono diverse le questioni, evidentemente, perché la presenza di ordigni atomici non è la stessa cosa della presenza di bombe intelligenti, diciamo così, convenzionali, e anche, cioè, passatemi il termine intelligente, ma tanto per capirci vorrei essere abbastanza veloce. C'è una colleganza, dicevo, anche tra il fatto che in alcune zone non vengono più prodotte, ma vengono prodotte poi in altre, appunto la SEI produce da un'altra parte, la Valsella non produce più in Italia, ma la stessa Valsella con un altro nome produce a Singapore. Oppure la Misar, che invece continua a produrre mine anticarro e navali, che poi possono essere trasformate benissimo in bombe, in mine antipersona, basta modificare la carica interna. Questo ce lo insegnano gli operai di queste fabbriche, che sono molto più a conoscenza delle cose che da altri. Poi non vi sto qua a dire appunto tutto quello che c'è attorno, perché c'è tutta la produzione di armi leggere, l'80% di tutta Italia, terzo produttore mondiale e quarto, mi sembra, esportatore mondiale. Però tanto per dire che è una situazione, quella di Brescia e provincia, diciamo molto complicata anche dal punto di vista dell'intervento di chi vuole attivarsi contro le basi nucleari e la produzione delle armi. Un po' è stato già detto, perché comunque le persone si abituano a queste presenze e da queste presenze ne ricavano anche il proprio vivere. Voi pensate solo che nelle fabbriche d'armi gli operai metalmeccanici
prendono circa 100, 200, anche 300 euro in più rispetto a un metalmeccanico che fa un altro lavoro. E quindi c'è anche tutto questo problema che non può essere non dimenticato: gli operai devono pagare mutuo, affitto, insomma, quello che dobbiamo pagare noi, ma lo pagano tutti. E quindi noi stiamo ragionando come riuscire a costruire un percorso, ma un po' quello che è uscito anche adesso, che coinvolga il maggior numero di persone su questi percorsi. Ripeto, non è facile, vi porto un esempio banale. Prima della chiusura, diciamo, della parte produttiva della SEI, cioè quella che costruiva le bombe, un anno prima, nel caricare una di queste bombe, tre operai erano stati uccisi. Tutto il paese aveva tremato, nel senso fisicamente, perché queste bombe erano sottoterra. Però il paese non ha chiesto la chiusura della fabbrica, ha chiesto, giustamente, in quel caso, maggiore sicurezza, fino al punto di arrivare a dire, vabbè, la sicurezza c'è perché è scoppiata una bomba sola e non sono scoppiate tutte. Tenete conto che la SEI produce quasi tutte le bombe, l'80% delle bombe intelligenti che vengono caricate sui Tornado. E quindi lì sotto ci sono circa 20 depositi per queste bombe. Tanto per dire che la morte di tre persone per una bomba non ha certo causato o prodotto il risveglio della popolazione di Ghedi, che ovviamente si è abituata a questa cosa. Quindi il problema serio, secondo me, è verificare questa cosa e verificarla assieme. È importante un'altra cosa ancora, perché tutti stanno parlando di, come si può dire, di basi, e molte di queste basi sono quasi sullo stesso asse, quasi geografico, soprattutto quelle al nord. E io credo che anche in questo caso, ci abbiamo pensato su, volevamo verificare se è possibile fare anche questa cosa, creare una specie di rete tra tutte queste basi. Come ovviamente stanno facendo i comandi stanno facendo una rete evidente, cioè, diceva prima la questione di Aviano, di Ederle, c'è Solbiate Olona che è il centro operativo per il pronto intervento rapido della NATO, c'è Ghedi dove è una base operativa. Un piccolo esempio: quando c'è stata la guerra nel Kosovo c'erano le frotte di persone che si fermavano davanti all'aeroporto a vedere gli aerei che partivano caricati con le bombe, ed è stata anche una delle basi che ha contribuito al bombardamento nella prima guerra dell'Iraq, spostando la parte operativa della base nel Qatar. Quindi oggi Ghedi è importante, è un punto molto strategico, che è strategico probabilmente tanto quanto o forse di più anche di altre basi, proprio per il fatto che viene prestata alla NATO quando questo serve. Quindi niente, noi siamo qua, tanto ci siamo già sentiti più di una volta, abbiamo i numeri di telefono, eccetera. Io credo che si deve costruire, ripeto, una rete che ragioni sia sulla questione del coordinamento vero tra quello che stiamo facendo e soprattutto per capire come arrivare a più gente possibile, e credo che questo sia il compito più difficile, soprattutto dalle nostre parti.